Adesso ci regaliamo così una parentesi letteraria. Daniele Cossello, che ha firmato con Kelleri una raccolta poeta, secondo Natalino Birras, la raccolta dedicata ad Amico Cimino, ci leggerà alcune ottave, alcuni sonetti, e un ottavo mi pare, che oggi potremmo chiamare trionfalistiche, ma che sono dedicate dai poeti agli eroi vitesi, della Brigata Sassari e di altre formazioni. Cominciamo dai componimenti di Giovanni Sabaspano, quindi alcuni sonetti di un'ottava, sui soldati del suo circondario di Lugo, vicino a di più. Per inquadrare l'atmosfera di mito che circondava l'eroismo di quei soldati. Buonasera a tutti. A me mi è stato il compito di recitare un'ottava composta dal poeta Giovanni Sabaspano di Picchi. Poesia che aveva composto il Bacco Sterana il 15 luglio del 1915, che sono 17 ottave, ma mi è stato il compito di citarne una. In uno passaggio nata a Serrione, non leo pretesa. Venemo su valore non ignoro. Sardos de sa provincia tataresa e de su circundario in uoro, Bitti, Orume, un sente orgolesa, tutto un iuque del dirmi su corpo. Casi sa guerra ide in posto in moto, canto sa gattata, distruini tutto. Questa è stessa chiamata proposto. Associazioni. Ma io mi ho preparato un paio di sonetti, sempre scomposti da Giovanni Sabaspano, in nome trattata di Saverio, che su quale donne che poi proposto di ascoltare tre sonate. Vante sardo sa gloria che a stento si slancio il suo coraggio leonino, in si sonso, in suo piave, in suo trentino, in vainsinsa ogni combattimento. Palmo pro palmo, a s'ultimo momento conquistato su perdito terreno, in San Michele e in suo sabotino, vide s'inferro malo suo tormento. I sacconca depresso, plava, con pirissia, castagni vista, che isonati sone, passa sdie san venosa desermata. Insulta ridipuglia e agorissia, a onda si in ogni battaglione, de so sardo sta tempi s'avanzata. De so razzo so s'impresa e de sa sprascasa, solo vitto una mischia infernale,
canna s'Austria che mi soli da spasca, so sardo sdana, so colpo mortale, mai vesta sul nodo a nane pasca, so l'arma butta, fusile pugnale, il boidenne de bomba sa spasca, fisso momento di dos micidiale. A s'improvviso, movenne a s'assalto su sardo, su vante sardo, corria contento e il mendico di affetto solitinare. Vi puscio su più sveglio momento che abbia chi piomba da esalto tutto a una ore. Forza pace. Dai su grappa, a su montello, a capusile, vi svogo una fiamma solamente, s'azione si vida in mano stile, vidi un colpo fulmine a mente. Tante servito a se nemico vile, vinido, annientato e impotente, chi valato a sa sbragarsa lestramente abbandonenne cannone e fusile. Col de rosso, col de fede, l'albella, tutte otto e vinti no en alzo, de morto sa trincea anserenata. Sa sassari, baluardo e sentinella, chi so soldato suo de attalzo, tutto a ferro e a fuoco hanno passato. Questi sono dai cussora, da peini riappretata se non la sei in più riposare, non intendiam più s'arreonare d'ognora notte die in bombardas. In Pappadopolis in calza s'avanzare e fin da esa terra calpestata sicurasa della saera occupata senza più si spera e bitorrare. Rotodie sa ferro, fuoco e sale, di virrota sa terra afflita in pese, giurio sicco del sambene misciale. Sorbattolo, sorbattolo de novembre, visso mese, chi sabbia a due sconca si sconcato, sa vittoria più smanna universale, se esercito più potente. Che non aveva calcato materialmente le trincee, ma si nutriva dei racconti dei sopravvissuti, è lo stesso amico Cimino, che però ci lasciò con la bibbia eroica, la nostra epopea di guerra. Cominciamo dall'entrata in guerra, su 25 maggio del 1920. Sato ratta este, frates, cazzo zempetto, salto coro, cubrino unito sa sua frontiera, sottava. Volare che leones animosos, emulente sa grande Leonora, debor manifestare lo stessora, ne voler de eroi gloriosos, a sos astros confine neulosos, andare a salutare sa aurora, sa austriaca mano usurpadora, truncare a muzzo e volare a saera. Frades, che ha sempre usato il coro, currito unito la sua frontiera. Dicevamo che la prima classe di questo liceo, Cimino calca la mano, ma l'epopea rimane incisa nella memoria, coinvolgendo nella chiamata all'eroismo e al sacrificio anche le famiglie dei soldati. In questo caso, suonato da Scampanas, sa brigata sarda e triunfante. Sonare sa scampana sa distesa in alto sulle valle mente coros, triunfante in su fronte sul sostoros, eroes de sa razza tanto offesa, eroes tizzo de mamma fortesa, chi li sarà distillato in vene coros, de zambere generosus os tesoros, canna amorosa lor fila alla tenne. Vizichesso, sonare sa scampana, sa brigata sarda e triunfante. Non piangheta, mamma si sposa,
I svizzeri si sposi in guerra peli. Sul libro d'oro presso sapevi, quasi eterna fama gloriosa. Gistoria in sa pagina famosa, le sorgirò il suo nome in sedi. Questa anima di una preferiti, procanto il senestare del veniente. Vizzichesso, sonare la scampana, sa brigata del verno che striunfente. Ha fatto direttamente la guerra e c'è morto il poeta Raspizio, Dionigio Osanna. Nelle sue ottave parla dei primi mesi di guerra, di sé e altri al fronte, in trincea, dove è caduto nel giorno del 27° compleanno, il 19 settembre del 1915. La sua vena è però meno trionfalistica, anche se rimane saldo il sentimento del dovere e dell'onore e l'ineluttabilità del sacrificio, ma anche l'anelito a ritorno a casa e l'auspicio che i sacrifici dei combattenti contribuiscano a costruire un'Italia più bella e più giusta. In campo di battaglia ho entrato, giovidele a sa patria serverne, so scannone scuntino bombardelle, mito de preda e balla scarragliato, miracolo de Dio destinato, beni sa cannonata e non fermere, ma se non è difficile sa vita della salvare in simile scopita. Anche Don Diego Scanu, che appena ebbe finito gli studi ma non ancora ordinato prende, venne richiamato in trincea, adibito a portantino per i feriti ed assistente di un cappellano militare. Scrisse un diario ed ora ascolteremo alcuni brani che interpretano la crudezza del conflitto e, senza retorica, la dura realtà della guerra. Da Patria, 10-8-915. Sono sempre in continuo pellegrinaggio con l'ambulanza portaferiti per trasportare i malati dalle infermerie reggimentali agli ospedali da campo. San Pietro di Sonzo, 13-8-915. Sono di servizio al fronte. Il cannone a Oste e le palle austriache arrivano in grande quantità. San Pietro di Sonzo, 16-8-915. Sono al fronte per eseguire il pietoso ufficio di lenire le sofferenze dei giovani feriti. Castelnuovo, 17-8-915. Alle 10:30 una granata austriaca scoppia nel nostro posto di medicazione. Ci stordisce tutti e gli stessi feriti balzano dalle barelle per fuggire alla morte. Una densa nube di fumo, pietre, mattoni, tegole e pezzi di ferro e stagno ci avvolgono. Tre rimasero feriti della nostra sezione. Io rimasi sano, ma sono ritornato dalle porte dell'eternità. Castelnuovo, 28-8-915. In questi giorni mi è toccato di assistere a scene di sangue che fanno rabbrividire. E sembra che questa terra sia abitata da bestie feroci che da uomini. Spossato dal continuo lavoro, ritorno alla sezione e non trovo un posto per appoggiare il capo, perché tutti i posti sono occupati. Castelnuovo, 29 di agosto. Scoppiano le granate e io mi trovo debolissimo e imbelle di fronte a questo terribile mezzo di distruzione che tante vittime annienta. Davanti a me tanti poveri militari feriti mortalmente. Fra loro ci potrei essere anch'io. Castelnuovo, 30 di agosto del 15. Ritorno dalle porte dell'eternità, per così dire, perché una granata da 305 è scoppiata vicino al nostro posto di medicazione.
come spaventa la morte. Quando mi trovavo in seminario, il pensiero della morte mi apportava grande consolazione, perché la consideravo come il termine di tutte le miserie. Mentre ora che la vedo da vicino, mi spaventa ed atterrisco. Castelnuovo, mi fanno impressione questo bel fiore di gioventù e le gagliarde esistenze che vengono sacrificate in questo macello della guerra. Povere famiglie lontane aspettano con ansia che i loro cari ritornino alle famiglie e non sanno che una granata o palla nemica li ha spalciati. Se le povere madri vedessero le scene di sangue preparate ai loro figli, impazzirebbero dal dolore. Castelnuovo, 2 settembre 1915. L'alba non ha ancora la visione chiara delle cose e io, come al solito, mi avvio al fronte con l'ambulanza portaferiti. Le vie sono ingombre da una fila interminabile di colonne e munizioni che si avviano al mondo della guerra per sacrificare tante povere vittime. Ogni tanto giungono delle granate che sbalordivano tutti e lasciavano nell'anima tracce indelebili di spavento e di terrore. Giungo a Castelnuovo e trovo la piazzetta ingombra di feriti che aspettano la mia ambulanza. I loro gemiti mi commuovono nel vederli grondanti di sangue ed infezionati. Più dolore ebbi quando, entrando nella camera mortuaria, trovai un tenente di fanteria a freddo cadavere disteso in una barella. Me ne informai come venisse ferito e mi risposero che si era suicidato con un colpo di fucile. In quel momento sentì il mio sangue comporre un tonfo nel considerare la disperazione di quel tenente. Castigliano, 6 settembre 1915. A luna di notte finì l'attacco e dalle prime linee giungono notizie sconfortanti. Le nostre truppe, per la grande resistenza, non hanno avanzato di un passo. 16 giugno 1917. Fra queste verdi balze del Trentino, rosseggianti del sangue sardo. 24 ottobre 1917. Si incomincia la ritirata. San Martino al Tagliamento. 1 novembre, solennità di tutti i santi. Eccomi in questo giorno solenne a San Martino per fare una piccola sosta e poi proseguire la precipitosa fuga. Dal 25 ultimo scorso viaggiamo a marce forzate verso l'interno perché il nemico ci insegue. Aprile 1919. Arrivo a Viti il 23 aprile al momento della processione di San Giorgio Martire. Gloria in excelsis Deo. Sì, dunque sul fronte interno qui in paese delle famiglie, oltre a farsi carico dei lavori agricoli al posto dei richiamati, dovevano anche gestire l'ansia e la paura, aspettare notizie, e talvolta le notizie erano ferali. Brevemente, l'associazione Sabitta ci propone un attito per un morto in guerra, e una rappresentazione che è stata fatta lo scorso anno, abbiamo una breve registrazione. Yeah.
E siccome il presidente ha dimenticato l'ottava di Raspizzu, quella che tenevo di più, ve la leggo io. Patria chi donato mi ha salita, come te mi l'andata ti la regno. Patria chi s'avorza la sua come se in campo ti difendo. E chi in questa vittoria forte interno, chi diventa spotente e arricchita. A enne sa vittoria su diploma, diventa su un'Italia, manna e buona. C'era il senso appunto non solo della ferocia del combattimento, ma anche una prospettiva, e soprattutto una prospettiva nel sacrificio e col sacrificio.